ragazzi, qua è Steffi e bentornati in questo nuovo video. Oggi ragazzi, sapete dove siamo? Siamo su GTA ragazzi, siamo tornati finalmente a dominare la nostra città, perché noi siamo i Red Los Santos. Quanto sono malato, troppo malato. Allora ragazzi, montiamo subito in macchina, nella mia macchina. Oggi dobbiamo fare un bel po' di cose. Innanzitutto ho visto che non ho più moltissime armi, quindi noi ce ne andiamo in un fottuto negozio di ammunition e andiamo a comprare le armi, ok? Allora adesso vabbè, passerò un po' giù alla vecchia, cioè passando tra i boschi, perché la strada normale è per deboli. Incredibile! Incredibile! Schumacher esce fuori pista. Ma va bene così. Senza parole. Dai, rigirati. Dai ragazzi, non giocavo da tantissimo a GTA e ho ritrovato la foga nel fare, nel giocarci. Cioè, io sono una cosa, stavo giocando e un cazzo di capriolo mi ha attraversato la strada prima, venendomi addosso. Ok? Ok, questo mi ha fatto venire voglia di registrare un video, perché cazzo, sì, GTA è GTA. No, gatto. Perché gatto? No! Stavi dormendo! Che cazzo? Allora, se miagoli faccio una strage, ammazzo tutti. Ammazzo tutti quelli che trovo. Non lo fa. Ha deciso il gatto, vai. Dobbiamo uccidere tutti. Ha deciso il gatto. Allora, come vi sembra la qualità? Perché sto registrando col PVR Rocket. Allora, andiamo in città, andiamo a massacrare qualcuno. Però prima devo comprare le armi, perché il gatto ha detto di fare una strage. Però senza le armi non la possiamo fare, perché poi arrivano gli elicotteri e io non ho il coso, non ho il lanciarazzi. Cosa ho letto? Guardate, laggiù! I married my dad. Fuori di testa questo gioco. Allora, fill your porthole. Senza messaggi subliminali in GTA. Andiamo al negozio delle armi, una ruota bucata. Guarda che pirata! Pirata della strada, il taxi mi taglia la strada. Ma io non ho parole. Signora, si sposti, grazie. Allora io devo andare qua, a sinistra. Ho messo la freccia. Porca miseria, non gira. Non gira perché si è bucata tutte le volte. Ammunition! Tranquilli ragazzi, c'ho la casco, pago tutto io. Allora si fa. Che numeri incredibili. Ammunition. Buongiorno, io siamo amici, sono sempre qui. Esaminiamo le armi. Allora no, io voglio il lanciarazzi. Voglio. Tanto c'ho $1,500,000. Cazzo me ne fotte. Colori di tutti i colori del mondo. Compra munizioni per tutto. Colorazione LSPD. Compra. Le armi ce. No, voglio il Gatling. The Gatling. Può comprare il gate. Il Thompson. Ma da quando c'è il Thompson, ragazzi? La bottiglia di vetro. E questa pistolina, ragazzi? Non gioco da tantissimo. Queste cose non c'erano un tempo. Bene. No, le bombe ce l'ho. Le bombe, fai vedere. Le bombe non ce l'avevo. Le bombe da comprare per forza. Quante siamo a 25, mi sembra. Buona ciccio, grazie, Tornerò con un po' di cadaveri. Sarai responsabile di tutto questo. Lo slot, salvataggio. Ma salva pure, non c'è problema. Allora, abbiamo bisogno di una macchina nuova però, perché questa fa veramente cagare il cazzo, distrutto. Sali su questa. Vediamo un po' se all'orizzonte vedo un cazzo di pullman. Perfetto. È quello che volevo un pullman. E voi salite sul pullman e buttate fuori l'autista, giustamente. E gli altri cosa fanno? Oh, non lo fare anche con noi. Non scappiamo dal pullman. Oh, ragazzi, aiuto, no. No, no. Che bastardo. Ragazzi, sono pedata in faccia. Ma con che cazzo li devi avere a che fare? Con chi credi avere. Con chi. Che cazzo hai fatto? Che cazzo hai fatto? Un rido merdoso? Quel bastardo mi ha buttato fuori dal mio pullman. Dal mio pullman che ho pagato con risparmi di tutta la mia vita. Esplodete tutti, va? Volevate le esplosioni? Volevate le stelle? Eccole qua, accontentato. Urti maledetti. Metti un'arma, l'HP. Venite, non ho paura di nessuno. Dove sono? Dove ho gli C4? Dammi C4. Queste si fanno esplodere dopo tutte. Cosa si facevano esplodere? Oh! Hai visto la capriola? Ho fatto una capriola all'indietro! Come ho fatto? Ebla! Epico! È qualcosa di epico! Elicottero, via! Via! Sì, taxi! Segua quella macchina! No! Cosa si faceva esplodere? No! Non con triangolo! Porca troia, me l'ho dimenticato! Si usciva dalla macchina con triangolo! Sono morto! Ma vaffanculo! Hanno massacrato questi stronzi. Porca troia. Me l'ho dimenticato che con triangolo si usciva. Novo! Un bello nuovo, mi hanno bello rimesso. Via il centro hospital. Buono, c'ho anche tutte le munizioni, perché se ti arrestano ti levano le munizioni. $5,000 se vuoi sia. Allora, io voglio un'auto, ho detto. Voglio un'auto. Oh, quella della polizia. Fanculo.
Là c'è qualcosa. Mi scusi, voglio fare l'autostop. Mi faccia salire. Grazie, grazie. Si levi, per piacere. Allora, voglio un'auto figa per fare la distruzione più totale del mondo. Anzi, direi di fare così. Io mi ricordo quando giocavo a GTA sul computer che facevo tipo l'insieme di macchine, facevo esplodere tutto insieme, aspettavo la polizia e poi montavo sul mio carro armato gigante e poi... Oh, guarda, sono uguali queste due macchine. Montavo sul mio carro armato gigante e poi... Oh, che cazzo investi? Lurido cane, via, prima che ti spacchi la faccia. Bravo. Grande. Bene, questa nel mezzo. Facevo l'esplosione totale, montavo sul rhino e poi scappavo. Possiamo fare anche così. Però stavolta non monteremo sui rhino, ma ci mettiamo una bella macchinina di quelle belline belline. Non perdiamo di vista le nostre macchine, perché qualcuno potrebbe rubarcele. Scapperemo con questa rossa fuoco, con questa rosso fiammeggiante. Questa sarà la nostra via di fuga, ragazzi. La mettiamo qui, tranquilla, in modo che nessuno la prenda. Vedo già un bel po' di macchine. Dai, avvicinatevi, avvicinatevi, lo show deve appena iniziare. Ma da affanculo! Che cazzo hai fatto? Che cazzo hai fatto? Che cazzo hai fatto? Che cazzo hai fatto? Giù. Eccoci, ho scatenato il delirio. Via. Via, 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 via. È il momento. Ragazzi, è il momento. Intanto facciamo esplodere la coda. E poi facciamo esplodere lì. Pronti? Boom! This is fucking crazy, baby. This is crazy. Boom! Ok, bello, questo è un colpo a vuoto. 3 stelle. Oddio, ho rischiato la morte se quello mi esplodeva in faccia. Te muori! C'è la polizia! Via! Via, 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 via! Ragazzi, sapete dove siamo? Siamo alla stazione di polizia! Cazzo! Via! Via, via! Oh! Abbiamo preso una bruttissima piega. Io ve lo dico. Siamo partiti col piede sbagliato. Però abbiamo solamente 3 stelle. E a noi 3 stelle non basta. Quindi dobbiamo sparare alla gente, pensare... Oh! Teppisti. Gente che non ha mai guidato nella loro vita. No, non voglio scappare dalla pula. Voglio 5.000 stelle. Dove siete? Venite qua. Venite qua, massacro. Pam. Eccoci. Via. Molto bene. Molto. Cosa ci fa? Ha fatto io la pulizia. Cosa ci fa? Me lo spiegate? Allora, da dove passiamo adesso? Chiuso, ragazzi. È chiuso. Via, a piedi. A piedi. Con i bazooka. No, senza bazooka. Scappa. No, che cazzo? No! Non puoi infilare così. Non puoi infilare così, scappa! Ma che cazzo? Ma non sai più saltare! No, no, allora... Ma che cos'è quella, la ruota di Topo Gigio? Sali, ce l'ho con Topo Gigio oggi, voglio dire. Sali... No! Questo potrebbe essere considerato un bel fail. Ok, siamo nel lato della polizia, ci stanno sparando a tutto fuoco, dobbiamo scappare. Buona, ho spaccato uno sportello sullo sterno di un poliziotto, ma ce ne andiamo, ragazzi. 4 stelle, ok. A 5 non ci siamo mai arrivati sopravvivendo. Mi ricordo questo e basta. Butta le granate. Non abbiamo paura di nessuno. Butta le fottute granate a questi bastardi. Stanno inseguendo con gli elicotteri. La macchina è ridotta malino. Devo dire la verità. Non è ridotta proprio bene. Però la stiamo tenendo. Ci siamo. Ok. Civili aiutano la polizia. E noi gli facciamo saltare per aria. Tanto abbiamo 25 bombe da potergli tirare. Ok, la situazione sta prendendo una bruttissima piega. Quella era la SWAT. Sto per morire, mi sono incastrato in un cespuglio, ragazzi. Non ci siamo. Vai, do cosa? Ma vaffanculo, vai. Questi acab bastardi, luridi stronzi. Mi sono fermato in un cespuglio, cioè. Sono morto su un salice piangente. Ci rendiamo conto o no? Porcaccia troia. Fanculo, gioco maledetto. Keep calm, una sega. No, che c'è scritto in terra? Keep clear and fuck you, bitch. E altri 5.000 dollari se ne vanno. Ma non si può. Non si può. Fanculo. No. Ah no. Ho preso fuoco. No. Buttati nella pozza. Sta piovendo. Ha tutto fuoco. Dritto. Tanto ora la seminiamo. La seminiamo. Guarda. Gli danno anche la patente alla polizia. Hai visto cosa fa? Pirata della strada. Sei un pirata. Maledetto. Cioè, mi hai tagliato la strada senza minimo sdegno. Vergogna, ragazzi. Non si fanno queste cose. A meno che un altro si butti in mezzo alla strada, stavolta ce la facciamo. Ma cosa? Cosa è successo? No, questa la voglio rivedere. Non è possibile. Cioè, è esplosa la macchina della polizia
erano ubriachi, andavano a tutto fuoco, si sono esplosi, sono morto anch'io. $5,000. Cosa vuole questa merdosa? Sono appena uscita dall'ospedale col numero privato dal medico e una bella somma da pagare. Lasci parlo io. Ascolta, cagna, non è che se ho la testa pelata sono Mastro Lindo, il genio della lampada e ho i soldi infiniti. Ora vai a casa e mi cucini qualcosa. Porca troia. Che minchia guardate. Sto facendo una telefonata. Assassino! Dovevo mettere qualcosa per fare i finti cadaveri. Ok, siamo arrivati all'aeroporto. Lei sta aspettando il suo moroso. Grande! Te qua dove vai, eh? Che cazzo fai? Ma fa la maratona? O vieni? Dove scappi, eh? Scappi, eh? Troia! Pem! No, 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 no! La pula no! Di nuovo no! Non voglio... Sono morto! Di nuovo in un cespuglio! Oh! Ma che cazzo vogliono questi? Porca troia! Oh, l'hanno ucciso! Guarda, la polizia mi ha salvato il culo! No, cioè te sei il mio eroe. Vieni qua che ti do i 5, porca troia. Pem! Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Via, via, via. Ok, una sparatoria. No, no, siamo messi malissimo. Pochissima vita per step. Poca vita per step. Ok, sali le scale mobili. Siamo in una brutta posizione, ragazzi. In una bruttissima posizione. Ma che cazzo fanno? Ma i tassisti ribelle si buttano in mezzo alla strada. Io non ci voglio credere. Nessuno potrà fermare l'ira di Step. Ok, quel cazzo di paletto può fermare l'ira di Step. Ma cosa sono questi cancelli forgiati nelle fiamme di Mordor? Perché non è possibile. Fermo, si fermi. Via, via, via. Grande polizia. Niente, sali, 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 sali. No, non t'azzardare a morire. Non t'azzardare. Apri questo veloce. Veloce come il vento. Grande. Grande, dai, forse ce la facciamo. Dai, forse ce la facciamo. Dai, 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 non ti far colpire. Tutta birra. No, dentro la coda. Sì. Andiamo. No, oddio. Ragazzi, questo video è terminato. Io mi sono davvero divertito, da tanto non ci giocavo e mi mancava questo gioco. Effettivamente è un gioco che ha dato tanto anche a me, anche al canale, perché ho fatto tanti video su GTA. Mi ha fatto piacere riprenderlo, quindi fatemi sapere se vi è piaciuto e se volete altri video. E noi ragazzi ci vediamo domenica con lo Step vs Food, che sarà epico. Guarda, se è tutto, ragazzi. Buone! Bonsai! Ah, pem! Ok, capriola tattica, non mi sono fatto niente, ragazzi. Sono invulnerabile.